Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione flash di Futura. È polemica a Catania sull'accorpamento dell'Istituto Tecnico Aeronautico Statale Arturo Ferrarin e il Nautico Duca degli Abruzzi, due istituti con specializzazioni diverse, motivo per il quale gli studenti del Ferrarin hanno deciso di scendere in piazza per dire no a questa fusione, che di fatto comporterebbe la perdita dell'autonomia scolastica, un ridimensionamento che potrebbe nel giro di un anno diventare realtà. Ieri mattina è partito dalla Villa Bellini un corteo che si è snodato lungo la Via Etnea fino a Piazza Sesicoro, con circa 300 persone tra studenti, docenti e genitori. Il titolare di un negozio con proro di Catania rischia una sanzione che va da un minimo di 13 a un massimo di 52 milioni di euro dopo che la Guardia di Finanza, durante un controllo, gli ha contestato ben 675 violazioni alla normativa antiriciclaggio. Sono state inoltre riscontrate violazioni per omessa dichiarazione delle operazioni in oro alla Banca d'Italia e per inesatto e incompleta tracciabilità delle operazioni di acquisto di oro usato. La Guardia di Finanza di Siracusa è intervenuta durante una diretta Facebook in cui due persone pubblicizzavano e distribuivano capi di abbigliamento e calzature di prestigiosi marchi nazionali ed esteri palesemente contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. I finanzieri hanno iniziato le indagini partendo dalla tradizionale esplosione della merce falsa lungo le strade per poi risalire i due soggetti che tra le tranquille, apparentemente sicure mura domestiche realizzavano dei veri e propri mercatini telematici. E in chiusura allo sport, sorteggiati gli accoppiamenti per le semifinali di Coppa Italia Serie C. Catania affronterà il Rimini, prima sfida in trasferta il 24 gennaio, ritorno al Massimino il 28 febbraio in caso di qualificazione alla finale di quello che ormai è il principale obiettivo del Catania. I rossazzurri giocheranno ancora la gara di andata in trasferta e il ritorno in casa. Per il mercato, Manuel Sarau rescinde il contratto e si accorda con il Siracusa, dove ritrova l'ex compagno Andrea Russotto. Diversi calciatori che dovrebbero andare via: Livieri, Mazzotta, Rizzola, Dinetti, Marsura, Dubiscas e addirittura anche Chiricò è messo in discussione. Era questa l'ultima notizia dell'informazione flash di Futura. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Catania Christmas Fest 2023, festa di suoni, artisti di strada, spettacoli, tradizioni ed emozioni. Trascorri il tuo Natale in città. E per la notte di Capodanno non perderti il tradizionale concerto in Piazza Duomo con Tananai, Mario Biondi, Anna Castiglia, Elena Manuele e Soul. Presentano Chiara Esposito e Ruggero Sardo. Catania Christmas Fest 2023. Scopri il programma sulle pagine del Comune di Catania e dell'Assessorato alla Cultura.